Alberto, Ziffo, Sam e Santino. Il nome ce lo dici tu. The Whistling Heads. Ok. Band messinese, hard rock, punk, una storia relativamente breve ma già densa. Cominci a raccontarcela. Allora, The Whistling Heads partono circa nel 2020, si può dire. Diciamo io con il bassista Sam ci conosciamo da quando eravamo molto piccoli, sì. Avevamo questo sogno di suonare insieme. Qualcosa ci ha diviso per la strada, non si sa. Poi ho incontrato Santino, poi Ziffo, abbiamo creato un ensemble, una band. Oggi siamo qui a suonare ancora insieme. Allora, abbiamo presentato al Polo Cultura il nostro video del musicale di Teenage Cliché. Che è il singolo in questo momento in rotazione, il vostro secondo singolo, edito. L'abbiamo presentato proprio al Polo Cultura per le scuole, dopo un progetto conseguenza, in cui diciamo Federico Romano e Fabrizio Celi hanno girato questo video insieme ai ragazzi del Sequenza, e poi siamo riusciti quindi con questo progetto a presentarlo proprio al Polo Cultura per le scuole, per la scuola Sequenza. Beh, intanto è interessantissimo il video, che è quasi didascalico rispetto a quello che si sente poi e che suonate. È veloce, urgente, indispensabile, che tende a qualcosa che non arriva mai. Chi l'ha scritto intanto questo singolo? Ma diciamo il singolo è nato un po' di rigetto. Noi diciamo buttiamo sempre qualcosa. Esatto. Mettiamo un'idea e poi dopo l'idea diciamo si evolve il tutto, come sempre alla fine. Diciamo che un po' tutti i nostri brani comunque si sono evoluti così. Io ho scritto il testo e poi... Magari parte una cosa da un riff, poi quel riff si evolve, si sistema, magari tipo ce lo mandiamo, ehi com'è questo riff? E noi, carino, magari qua ci starebbe qualcosa così, figo, e poi lo riproviamo, ci piace, lo sistemiamo e lo riarrangiamo. Ecco, questo singolo, come sempre accade con i singoli, anticipa un disco. Un disco, non un EP. Perché è un disco di 10 brani, che si chiamerà Dull Boy. La traduzione... Noioso, sì, ragazzo noioso. Ragazzo noioso, soddisfatto. Sì. Atrofizzato. Quindi c'è lo stesso concetto, per quanto il video di questo singolo sia in estremo, continuo, inarrestabile movimento. Sì, diciamo... Qual è il concetto dell'intero lavoro? Si accosta perfettamente al significato dell'album, perché poi noi scriviamo tante canzoni, o comunque nei testi che scrivo c'è sempre qualcosa da comunicare. L'importante è che sia reale, cioè noi scriviamo quello che vediamo. Noi viviamo questa è la cosa importante. Sempre scriviamo di cose reali, quindi viviamo in una città dove i dull boy, comunque i ragazzi annoiati, annichiliti, siamo noi. Cioè noi ragazzi, noi generazione che vive diciamo in un contesto dove la gente sembra quasi non abbia niente da dire, o comunque non c'è. Sembra sempre non ci sia abbastanza comunicazione tra di noi, non ci sia, siamo atrofizzati dalla tecnologia. Sembra, ma in realtà non è? Sembra, ma in realtà ci sono tante persone che hanno qualcosa da dire. C'è una voce che bisogna mostrare, c'è una voce che vuole comunicare, c'è dell'energia che deve uscire. Teenage Cliché vuole sdoganare qualcosa? Ma un po' forse vuole parlare di come davvero sono i ragazzi. Cioè, sì. I ragazzi sono così. Voi peraltro siete ragazzi. Sì, i teenager, è inutile fingere che i teenager abbiano voglia di studiare, di viversi la vita in modo schematico. Il teenager vuole cazzeggiare, questa è, la canzone parla fondamentalmente di quello, è in modo ironico poi. Sì, alla fine un'ironizzazione su tutti i cliché che riguardano i ragazzi. Esatto. In cui voi in questa fase della vostra vita anche artistica vi riconoscete? Ma... dipende, c'è sempre vi sentite un po' già in modo fuori. Ironico, sì. Cioè non tutti i ragazzi sono così ovviamente, noi diciamo prendiamo quasi in giro, riconosciamo che ci che sono siamo queste stati situazioni così. Che possono capitare, sì, esatto. Cioè lo siamo stati, forse lo siamo ancora un po', ma c'è sempre questa voglia di dirlo, abbiamo bisogno di comunicare che guarda che siamo così, cioè non è... Cioè a volte va bene, sì, ecco. E quindi questo presuppone che una evoluzione della vostra vita porti anche ad una possibile evoluzione della vostra musica,
a rallentare qualcosa, a meditare qualcos'altro? Forse assolutamente sì, io penso che proprio Dal Boy, che poi è il nome dell'album, penso sia proprio un punto di partenza. Cioè, Dal Boy lo siamo oggi, se lo siamo tra 10 anni qualcosa non è andato bene. Non ha comunicato abbastanza forse. Questo è uno dei posti che sono la vostra casa, sostanzialmente, no? È proprio in una delle serate, delle vostre esibizioni qui dentro, siete stati notati da un discografico, quindi adesso avete una rappresentanza istituzionale, qualcuno che si sta prendendo cura di voi. Sì, appunto la Disasters by Choice, che è una casa discografica indipendente come sede a Roma, gestita da Salvo Pinzone. Diciamo che adesso abbiamo questo disco che uscirà sotto distribuito in tutto il mondo, ovviamente, sia digitalmente che in vinile. Il percorso indipendente è necessario ed è l'unico possibile in questo momento nel nostro mercato attuale? Dipende quanto vuoi venderti, forse. Quanto... ad esempio, ci hanno proposto di andare X Factor, cioè ci hanno chiamato, ci hanno detto volete partecipare al talent, abbiamo... È un teenage cliché quello. Non ci è mai piaciuta questa strada di... Sì, un po' di venderci, un po' piegare la nostra volontà. Perché magari a via di venderti poi finisci con lo svenderti. Sì, sì, ma poi perdi tanto. L'immagine che ne sussegue non è nemmeno un'immagine reale, ma soprattutto non è un'immagine felice che ti si possa dire. Infatti. Cioè, è proprio brutto. Soprattutto quindi, noi non cantiamo in italiano, non lo faremo anche mai. Anche quello fa, paradossalmente è importante una cosa, perché questo paese è un paese che si concentra molto su questa cosa. Sì, diciamo che quando il pubblico capisce il testo magari ha una chiave di lettura in più rispetto a quello che sente. Sì, ma non è secondo me un blocco per le persone spingersi un po' a cercare di capire quello che non è immediato. In altri paesi accade in maniera differente, in Francia cantano in francese, in inglese, in Germania in francese, in inglese, o comunque apprezzano anche quell'altro tipo, quell'altra, diciamo, faccia dell'altra. Esatto. Sì, qui c'è proprio un blocco. Perché così, qua c'è un noi po', siamo un più legati alla storia del nostro cantautorato anche. Sì, c'è un nazionalismo un po' particolare. Diciamo. Diciamo che per la lingua italiana c'è proprio un attaccamento morboso. Strano, sì. E voi invece avete scelto l'inglese perché? Per esigenza espressiva o proprio per aprirvi a un mercato anche internazionale potenzialmente? Diciamo che viene come conseguenza secondo me, perché io mi sono sempre trovato bene a esprimermi scrivendo in inglese. Quindi tu le pensi in inglese, non le traduci? No, assolutamente le penso in inglese, con i giochi di parole, le rime, tutto quello che... Voi siete andati a registrare in uno studio romano, sì. Perché a Messina non c'era spazio? No, in realtà perché abbiamo trovato una persona molto competente che ci ha aiutato molto a trasformare il nostro suono e l'ha fatto diventare un suono reale. Non che prima non lo fosse, ma gli ha dato quel colore in più per renderlo... Anche riconoscibile. Sì, riconoscibile. Perché il suono di una band come il suono di un'orchestra deve avere nome e cognome, no? Assolutamente sì. Appunto Tommaso Cancellieri, il nome di, diciamo, chi ci ha prodotto a Roma con la Verocchi Studios. Sì, diciamo, è servito molto. E il fatto di avere tra le mani una band così giovane come siete voi, la voglia, anche la capacità, la competenza per indirizzarvi, rischia eventualmente di sconfinare nel condizionamento? Cioè, avete questo timore? Ma dipende un po' cosa intendi, cioè di dover diciamo fare sempre una formula. No, se qualcuno ti dice che è meglio fare in un'altra maniera, ma tu credi che invece va bene la tua. Diciamo che ci ho capitato molte. Sì, molte sì, ma questo tipo di chiamiamole critiche, le filtriamo sempre. Esatto. Cioè ne traiamo ciò che è positivo, sì, ovvero se magari c'è qualcosa che suona un po' acerbo, ecco, magari noi cerchiamo per l'appunto di evolverlo, perché ci è già capitato, ci capita spesso, siamo comunque in una costante evoluzione del nostro suono. Sì, sicuramente non siamo arrivati, ecco. Beh, speriamo mai. Direi che è normale. E se doveste descriverlo il vostro suono, un aggettivo?
grezzo. Sarebbe un aggettivo momentaneo, ovviamente, nel senso che per adesso una fotografia di questo istante grezzo, istintivo, spontaneo. Secondo me la mia, però grezzo è interessante, sì, perché dare un'accezione positiva a qualcosa che di solito definisce un difetto, però allo stesso tempo non è un grezzo perché non è rifinito, cioè è un grezzo voluto, è mirato. Non troppo pulito, cioè, volutamente è un grezzo ragionato. Voi avete, qualcuno è autodidatta, qualcuno sta facendo un percorso di studi, alla vostra età credo sia naturale procedere su diversi livelli, no? È importante la formazione o alla fine è l'istinto quello che fa la differenza? E comunque l'arte è istinto. Allora, i grandi della musica ci hanno insegnato che anche conoscendo poco e nulla di teoria si può comunicare qualcosa. Io penso che la teoria sia molto utile, perché è sempre utile studiare e saperne di musica, però io credo che comunicare è una cosa che ce l'hai dentro, quindi che sì, tu sappia o non sappia, però puoi comunicare con la, anche con poco, sapendo poco. Tu sei un po' perplesso. No, io diciamo che invece reputo che l'arte sia un po' un connubio tra entrambe le cose. Quindi laddove magari diciamo l'essere grezzi è importante, quindi il sapersi esprimere è importante, ci vuole anche la disciplina, perché laddove magari non arriva all'essere semplicemente portati, quella disciplina dà quel tocco in più, quella conoscenza, comunque quella concezione di so quello che faccio. Che forse ti aiuta anche a veicolare meglio quello che fai, no? Anche sì, la tecnica. Assolutamente sì. Ci vuole una via di mezzo. Cioè sapere una cosa non esclude l'altra. Assolutamente. Cioè, può essere bravo a comunicare ma non riuscire a esprimerti con lo strumento, oppure essere bravissimo sullo strumento ma non comunicare niente. Chi vuole seguirvi, dove vi troverà da qui in avanti? Allora, ci troverà a Roma il 27 maggio a Roma al Fanfulla. E poi, diciamo, abbiamo anche altri progetti di cui ancora purtroppo non possiamo parlare, ma suoneremo molto anche quando uscirà l'album, è previsto intorno a settembre l'uscita. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per le prossime date e per il disco. Quando esce il disco? C'è già una data? Non c'è una data decisa, ma è verso settembre. Dopo l'estate. Grazie a tutti. Complications. I live my life a kind of hallucination.